Oggi mischio tutti gli slime che ho comprato in vacanza. Vediamo un pochettino cosa uscirà, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switch ed oggi sono tornata con un nuovo video dove andiamo ad unire insieme gli slime che ho comprato in vacanza. Se vi siete persi i video precedenti dove vi ho mostrato tutte queste cose che ho comprato in vacanza, fidget toys, antistress, pop it, eccetera eccetera, andate a recuperare i video precedenti. Ovviamente adesso quando sto registrando questo video e quando lo vedrete sicuramente io sarò già a casa, però questi video arriveranno e verranno dopo e voi li vedrete dopo, ma va bene, pazienza. Abbiamo qui un po' di slime e sono curiosa di vedere il risultato finale, che però Yolanda non ha una ciotola. Dove le andrà a mischiare questi slime? Una ciotola? Boh, vediamo di recuperare una ciotola. Allora, abbiamo tutti questi che voi avete visto aperti, ovviamente in piscina e anche al mare. Sono molto curiosa di vedere, mescolando tutti questi slime insieme, che colore e che tipologia di slime uscirà. Ma prima di iniziare questo video, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche inerenti ai miei video e al mio canale. Guardate là che c'è un gatto e guardate qua che c'è un cane. Io faccio sempre i video in compagnia, un giorno con Daniele, un giorno da sola, eccetera, eccetera. Vediamo un po', vi ricordo sempre di visitare il mio sito, che è www.yolandaswitz.it. Allora, io direi di cominciare da questo slime qua, che devo dire è molto bello, raga. Andrò a sacrificare per quest'unione di slime questi slime che sono veramente molto molto belli. Guardate qua, ya. Per essere lo slime cinese, quelli da 1 euro, sono davvero molto carini. Allora, siccome non ho una ciotola, vediamo di farlo sul piano da lavoro, però mi raccomando, voi non lo fate. Allora, primo slime molto carino, vediamo di fare una cosa un po' più bellina, mettiamoli in sequenza. Poi abbiamo questo slime che ho comprato, che sono tre colori insieme. Guardate qua che bello. E lo andiamo a mettere di fianco a quest'altro slime. E già così devo dire che non è per niente male. Poi, madò raga, questo qua che si è unito tutto è orribile perché praticamente è marrone. Allora, poi abbiamo questo slime qua, che è azzurro. Speriamo che si siano mantenuti bene, però siccome qui ha fatto abbastanza caldo, probabilmente si sono pure sciolti. Boh, ora vediamo un po'. Allora, dentro questo slime c'è addirittura un dinosauro. Però noi lo togliamo perché non ci piace. Guardate, raga, questo si è mantenuto veramente, veramente molto, molto bene. L'unica cosa di cui mi preoccupo sono quegli slime jiggly. Di quelli mi preoccupo parecchio. C'è questo qui che andiamo a mettere qua. Mamma mia, non so se vedete, già così è spettacolare. Colare. Poi abbiamo questo qui che è giallo, che è lo slime quello là, che schifo, è lo slime che è schifo. Allora, che in teoria dovrebbe essere molto molto carino e infatti è davvero molto bello, solo che quando poi si unisce diventa un po' duretto, però noi lo andiamo a mettere lo stesso, lo mettiamo di fianco a questo azzurro. No, raga, ma che... Oh! No, ma sono bellissimi. No, guardate, sono spettacolari insieme. Però noi li mettiamo tutti quanti vicini. Poi alla fine facciamo l'unione di tutti gli slime. Allora, poi abbiamo sempre questi qua. Io ho qui anche uno squishy con le palline. Che ne dite? Lo andiamo a mettere. E abbiamo anche questi squishy qua dove all'interno c'è la schiuma. Non so se andarla ad unire, magari lo faccio alla fine, perché poi non sappiamo che colore alla fine potrebbe uscire. Secondo voi che colore esce? Fatemelo sapere all'interno di un commento. Allora, andiamo adesso ad unire questo, che è uno dei miei preferiti davvero. Mamma mia, devo andare a vedere se in edicola ci sono altri slime. Comunque, guardate qua, raga, questo rosa è bellissimo. Stava all'interno di questo gelatino davvero super super cute ed è uno slime fluffy davvero carinissimo. Mettiamolo di fianco a questo giallo. Raga, al momento devo dire che non è per niente male e anche la consistenza
È davvero molto morbida. Dai, mettiamo questo. Via il dente, via il dolore, raga. Questo qua che è praticamente diventato marrone. Doveva essere uno slime tutto di colori differenti. Però, unendo tutti i colori, quello che è uscito è questo. E ho paura che anche in questo succeda questa cosa qua. E io credo che questo slime qui mi rovinerà tantissimo il colore finale dello slime. Ma vabbè, pazienza, che dobbiamo fare? Oramai l'abbiamo fatto. Ok, abbiamo messo dentro anche questo. Mia raga, che morbidosità! E mai questo slime è bellissimo! Poi vediamo. Proviamo a mettere questo, che è lo slime pozione unicorno. Sentite che, come potete vedere, è molto bello di colore, ok? Perché è bellissimo, però la consistenza è davvero super viscidosa e super jiggly. Lo mettiamo anche se non so se vedete, non so neanche se si riuscirà ad unire, ragazzi, perché è molto molto jiggly. Ho avvicinato la videocamera perché così è molto molto meglio. Allora adesso andiamo ad unire sempre un altro slime che è jiggly, che è questo qua. Allora, vediamo prima di tutto la consistenza. L'altra volta quando l'abbiamo provato insieme non l'ho tolto tutto quanto dalla confezione, mentre vediamo adesso com'è. Vedete che è bicolor, ci sono due colori all'interno della confezione. Già schiacciandolo così è molto molto difficile da mescolare, però mettiamo questo lateralmente. Voglio che tutti i colori si differenzino e siano tutti quanti divisi, almeno così vorrei provare a fare. Allora, poi questo con su scritto slime, questo è molto bello, raga. Nonostante questi siano dei crystal slime, sono davvero molto molto elastici, trasparenti, morbidosi. Mi piacciono. Mettiamo questo qua giù. Sta diventando uno slime gigantesco, ragazzi. Poi, beh, questo verde non mi piaceva tanto, mi ricordo. Non mi piaceva. Lo devo mettere per forza. Raga, lo devo mettere per forza. No, raga, non mi piace proprio. Mamma mia, questo qua è bruttissimo. Oddio, lo devo mettere. Mettiamo. Che rumore ho fatto? Ok, lo mettiamo all'interno. Dio, si sta allargando un botto. Poi vediamo questo qua giallo. Cerchiamo di prendere tutto quanto lo slime, che sia un po' indurito. E allora cerchiamo di metterlo tutto quanto all'interno di questa unione spettacolare. Vista così è veramente molto bella. Allora, vista così i colori sono veramente spettacolari. Allora, adesso dobbiamo unire l'ultimo slime, che è questo qua di, come si chiama? Di Squid Game. E lo vado a fare in maniera tutta disunita. Quindi prima l'abbiamo unito tutti quanti insieme. Ultimo slime, questo qua azzurro, e lo piazziamo sopra. Allora, raga, qua abbiamo il nostro mega slime. Amici, eccolo qua, il nostro super slime, che adesso ovviamente lo mescoliamo e lo uniamo tutti quanti insieme. Se sentite delle voci, perché giustamente mica sto da sola come nel mio studio. Eh no, ragazzi. Allora, mescoliamo tutto il mega slime e vedete che super colore sta uscendo fuori. Oh mamma. Secondo voi qual è il colore finale che uscirà? Secondo me è sempre lo stesso colore, ragazzi. Anche se all'inizio era davvero molto molto bello. Si mescoleranno tutti i colori, secondo me, insieme? Sentite? Allora, vi ricordate, ragazzi, che da me c'era la signora del piano di sopra? Anche qui in vacanza c'è la signora con il signore del piano di sopra, che non si stanno un attimo zitti e fermi. Comunque, wow! Ma che, oddio, che suono! Ragazzi, questa cosa fa un suono spettacolare. Allora, quello che è uscito e sta uscendo fuori è questo. C'è un lato che si è unito meglio dell'altro. Da quello che è uscito è questo blob. Yeah! Profumato, però, vi devo dire, perché alcuni slime erano molto profumati. Di questo colore non so se è improponibile oppure no, secondo me è un po' improponibile. Poi ditemi voi se il colore che è uscito vi piace oppure no. A me non tanto, non mi piace tanto. Quindi questo è quello che è uscito tra l'unione di tutti gli slime della vacanza. Secondo voi quanto pesa? Allora, amici, ho preso la bilancia e adesso andiamo a pesare insieme questo slime. Voi non lo vedete, lo vedo io. Quanto pesa? Allora, secondo voi pesa 500 grammi,
chilo e 100 o 1,5 kg? Vediamo un pochettino. Secondo voi dalla grandezza lo dovete indovinare. Scrivetelo giù in un commento e vediamo se indovinate. A quelli che indovinano, gli metto un cuoricino. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia ovviamente piaciuto. Il trattino è strappato un sorriso. Il colore comunque mischiandolo ancora di più è questo. È un indecifrabile. Che colore è? Mando un bacione ed un abbraccione e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!